raccontano un fiume di esistenze memorabili che sono alla base della nostra civiltà. Però sono scritte in un italiano oggi illeggibile e infatti non letto. Per cui il fiume si inabissa. Enzo Fileno Carabba ha scritto dei racconti tratti dalle vite vasariane. Li ha scritti nella nostra lingua e ha inventato rispettosamente nuovi episodi che germogliano in modo plausibile, questa sarebbe la sua idea, da quelli vecchi, come foglie da un ramo. Ha chiamato questo modo di procedere archeologia narrativa. Infatti, come l'archeologo, trovando una scodella rotta, deduce una serie di cose sulla vita della comunità di cui si occupa, lui, da un accenno presente in Vasari, ha visto episodi rimasti nell'ombra. Ogni vita indaga uno stato d'animo o uno stato di grazia. Si tratta di vite passate, ma sentimenti presenti, quasi che i singoli esseri umani fossero solo dei portatori che permettono ai sentimenti di vivere e riprodursi. Filippo Lippi e la capacità di amare e farsi perdonare. Botticelli e la suavità mentale e così via. Per ogni artista un sentimento dominante. Questi racconti tratti da Per essere verosimili, nascono anche dallo studio e il confronto con lo storico dell'arte Andrea Di Lorenzo. In ogni racconto sono contenuti elementi di invenzione. Infatti, non è un testo di storia dell'arte che Enzo ha voluto creare, ma un'opera narrativa che intrattiene una peculiare relazione con la storia dell'arte come fonte di vissuto e sentimenti. Facciamo un esempio di un elemento che ha quasi inventato. Giotto e Cimabue si è immaginato che fossero appassionati di pesca. Questo nelle fonti non c'è, ma tale passione comune è credibile e spiegherebbe alcuni aneddoti famosi, altrimenti poco convincenti. In generale, Enzo Fileno Carabba crede nella reincarnazione dei testi e ha cercato di scrivere racconti che amplificassero qualcosa che già era presente nell'originale, detto o non detto, visibile o invisibile, comunque operante in qualche zona del racconto vasariano. Buffalmacco fece sul serio tutti quegli scherzi? Filippo Lippi ha davvero vissuto tutte le avventure di cui lo immaginiamo protagonista? Chi lo sa? Lui no. Ma la leggenda è importante almeno quanto la storia. Del resto Vasari è uno storico e anche un creatore di leggende. Combinazione affascinante. Rivivendo le vite, riemergono esistenze a volte stupefacenti, spesso avventurose, sempre appassionanti, che ormai pochi conoscono. Ma le tracce visibili di queste esistenze sono tutte attorno a noi e sono dunque una preziosa risorsa per la nostra gioia quotidiana. È come uscire di casa, camminare in una via che percorri sempre, aprire una porticina e scoprire che ti conduce in un luogo meraviglioso. In questo caso parliamo di centinaia di porticine che possono allietare la nostra vita se solo si varca la soglia.
Thank you.
Quando Leonardo da Vinci si presentava ai governanti per illustrare uno dei suoi meravigliosi progetti, tutti lo ascoltavano ammirati. Per esempio, spiegava come sollevare il battistero per metterci sotto delle scale. Anche i sapienti, a quel tempo ce n'erano, ammutolivano. Poi lui andava via e loro rimanevano in silenzio finché uno aveva il coraggio di chiedere: «Ma che ha detto?» Ora che Leonardo era uscito, l'impresa sembrava impossibile. Leonardo aveva il dono di convincere chiunque o di confondergli le idee per sempre. Lo stesso accade a chi accumuli appunti su di lui per molto tempo e poi li rilegga. Gli si confondono le idee. Leonardo sembra uno di quei fogli su cui lui faceva un disegno e poi scopri che sotto quel disegno ce n'è un altro e poi magari un altro e non sai qual è quello giusto. Tutti, probabilmente. Aveva una forza eccezionale, poteva bloccare un uomo furibondo con una mano mentre con l'altra torceva un ferro di cavallo. Apparteneva dunque al ristretto gruppo dei geni supereroi, dotati di eccezionali capacità fisiche, come per esempio Leon Battista Alberti. A parte i capolavori artistici, ci vorrebbe una vita anche solo per elencare e le anticipazioni e le invenzioni che gli vengono attribuite. Personalmente pensavo fossero esagerazioni. Il personaggio è così bello che sembra finto. Poi, clamorosa scoperta, sono venuto a sapere che era tutto vero. Da bambino girava per la campagna con lo zio vagabondo che tutti dovremmo avere. C'erano giorni in cui vedeva certe montagne azzurrine all'orizzonte, le stesse che poi torneranno come sfondo in quasi tutti i suoi quadri. «Le vedi, zio?» Lo zio rispondeva di sì. Non riusciva a dire di no a quel bambino, ma stentava a vederle. Del resto, l'alpinista René Dumas le ha cercate invano per una vita. Leonardo andava pazzo per particolari ramarri torzoluti, i piccoli draghi della campagna toscana, li fissava. C'era in quell'attenzione qualcosa di meraviglioso, un dono. Allora lo zio gli disse: «Oggi ti piacciono i ramarri, magari domani non ti piaceranno più allo stesso modo. Devi stare attento a quando ti succederà». Questo insegnamento si piantò nella mente del bambino. La presunta volubilità che accompagnerà la sua vita. Thank you.
Saltava da un progetto all'altro senza finire quasi mai niente. Era una forma di fedeltà all'attenzione. Quando vedeva che l'interesse per qualcosa si affievoliva, passava subito ad altro. Fu così che la sua attenzione non si indebolì mai. La sua vita può essere vista come il tentativo riuscito di mantenere uno stato mentale, una condizione di grazia, in cui i problemi non prevalgono sulla curiosità. Quando Vasari parla, che mi sembra sia l'unica volta, di doti soprannaturali, forse è questo che intende, dato che gli uomini spesso non si accorgono di cosa li interessa davvero. Si trasferì a Firenze ed entrò nella bottega del Verrocchio. Qui imparò di tutto e lavorò a qualche capolavoro. Rendeva visibili i concetti grazie alle sue mani pensanti. Cantava e suonava meravigliosamente, sempre bello e pulito. Fu lui a suggerire al Verrocchio quell'indumento succinto ed elegante per Gesù nel battesimo di Cristo. Intanto immaginava come deviare fiumi e forare montagne, progettava congegni stupefacenti, disegnava gruppi di corde. Nulla era senza importanza per lui. Anche la bruttezza lo affascinava. Inventò la caricatura. Il Verrocchio studiava tantissimo e questo modo di lavorare, che oggi diremmo ossessivo perché non sappiamo dire appassionato, passò a Leonardo. Da lì cominciarono i suoi sbalzi d'umore. La bellezza del vagare da solo nella campagna non dimentica quelle improvvise profondità sconosciute dove appaiono le figure vere, sfumate, pulsanti, quelle dei suoi quadri. Ci tornava come ad un rifugio segreto. Il padre arrivò con una rotella di legno ricavata da un tronco di fico. Un contadino gli aveva chiesto di farla dipingere da Leonardo, che andò a giro per le colline e di nuovo gli apparvero quelle montagne azzurre. Sembravano le montagne di lapislazzulo di cui parla Marco Polo. Leonardo raccolse lucertole, ramarre, grilli, serpi, farfalle, cavallette e altri animali. Li portò in una sua stanza e qui, guardandoli con paura e desiderio, dipinse un mostro che infuocava l'aria. Poi disse al padre che poteva andare a prendere lo scudo dipinto. Lo sistemò con grande arte tra la luce e l'ombra. Leonardo era attento all'effetto che provocava sugli altri. Il padre, quando entrò nella stanza in penombra e vide il mostro, si spaventò, pensando che fosse vero. È questo che deve fare l'arte, disse Leonardo. Senz'altro, disse il padre. Poi di nascosto comprò da un merciaio un'altra rotella con sopra un cuore trafitto da una freccia e la donò al contadino, che gli fu riconoscente per tutta la vita. Leonardo lasciò la bottega del Verrocchio. Non aveva nulla e lavorava poco. Eppure tenne servitori e cavalli, diceva Vasari. Questo
Questa idea che in fondo fosse uno sfaccendato inconcludente, anche se divino, è per noi sorprendente, perché contrasta con la nostra, cioè che fosse uno degli uomini più affaccendati della storia. Penso che derivi da quello che si è detto, la capacità di accorgerti di quando una cosa non ti interessa più e quindi passare ad altro. Vennero periodi in cui la pittura gli pesava. Se ci fosse un premio per il pittore più lento, lo vincerebbe Leonardo, dissero. A volte era il desiderio di far bene a bloccarlo. Era un uomo generoso. Quando passava nei luoghi dove si vendevano uccelli, li comprava per lanciarli in aria e restituirli alla libertà perduta. Con gli amici scherzava sempre, mantenendo però un'aria seria. Cercò le leggi che governano gli avvenimenti, realizzò il sogno del volo umano ed ebbe l'accortezza di non volare di persona. Dipinse i sorrisi più misteriosi di tutti i tempi e creature che vanno oltre l'uomo e la donna. Celebri le opere che, dipinte con tecniche sperimentali, si sono dissolte. C'è chi sostiene che Leonardo l'avesse calcolato e che, sorridendo dentro di sé come la Gioconda, sapesse che quei capolavori fantasma avrebbero risuonato per sempre dentro di noi. Thank you.
Raffaello non sopportava il dolore ed è per evitare urti di qualsiasi tipo che acquisì fin dai primi anni una grazia innaturale nei movimenti e nei pensieri. Era cauto, soave. Il padre, pittore e letterato alla corte di Urbino, immerse il figlio nell'arte. Gli narrava i successi amorosi di Leonardo e del Perugino, e al ragazzo venne voglia di imitarli. Crebbe, piacque, fu amato, ma temeva la sofferenza amorosa e così, per sicurezza, rimaneva inafferrabile. C'era in lui, così disponibile all'incontro, qualcosa di labirintico. Degli artisti prima di lui avevano come una pazzia selvatica. Raffaello invece era dimostri così gentili e piacevoli che se anche aveva dei vizi era come se non li avesse. La sua arte di esistere suscitava negli altri arrendevolezza, apparteneva alla specie rara delle divinità mortali. Andò a Perugia nel Perugino e lo imitò così intensamente che finì per fare un'altra cosa. Il maestro veniva trascinato da rabbie improvvise. In quei momenti il suo volto si torceva fino a diventare orribile. Raffaello, desideroso di piacevolezza, gli fece un ritratto in cui lo ingentilì per viverci meglio accanto. A Raffaello piacevano molto le donne e si impegnava per non deluderle. A causa di questo suo interesse per il piacere fisico, combinò anche diversi disastri, ma siccome i suoi amici non lo criticavano, lui continuava. Fuggiva il dolore, soprattutto quello altrui, e riusciva a non accorgersi di niente. Un suo caro amico era Pinturicchio, che si amareggiava per qualsiasi cosa, e Raffaello cercava di essere l'opposto. Sotto sotto era emotivo e ansioso, ma imparò a rallentare i battiti del suo cuore fin quasi a fermarlo. In quei momenti era felice. A Firenze dipinse sante e madonne che hanno qualcosa di voluttuoso. Prima le raffigurava nude e poi le rivestiva. Spesso siedono in mezzo a fiori e fragole. Nei primi anni replicava il sorriso della moglie del Perugino, ma poi viaggiò e conobbe nuovi sorrisi appena accennati. Raggiunse una tale perfezione che pensò: meglio di così non si può fare. Poi vide le opere di Leonardo e di Michelangelo che lo entusiasmarono e lo cambiarono. Studiandole imparò in pochi mesi quello che altri imparano in una vita e a volte non basta. Poi però, a forza di riflettere su Leonardo e Michelangelo, si insinuò nella sua mente un pensiero deprimente. Per certi aspetti
non li avrebbe mai superati. Non sopportava i pensieri deprimenti. Ebbe un colpo di genio. Al diavolo questi aspetti. Meglio essere un buon Raffaello che un cattivo Michelangelo. Inutile voler fare chissà cosa. Meglio fare quello che puoi. Anche in questo Raffaello fu divino. Riuscì a salire in alto arrampicandosi su se stesso. Chi si arrampica fuori da se stesso, infatti, finisce per cadere. Fu chiamato a Roma da Bramante e fece un ritratto in cui il Papa Giulio II è seduto e gli ha appena detto: «Non ti conviene farmi arrabbiare». Ma Raffaello sapeva ammansire chiunque e gli parlò dell'importanza che aveva avuto per lui suo padre. «Anche io a volte penso a mio padre, un uomo troppo virtuoso», disse Giulio II, il Papa di ferro, con inaspettata dolcezza. Raffaello affrescò le stanze vaticane. Nella scuola di Atene appaiono i più grandi filosofi di tutti i tempi con le fattezze di personaggi contemporanei. Raffaello si sforzò di ricavare piacere dalle dottrine filosofiche. Non si sa se ci sia riuscito. Nello stesso periodo Michelangelo dipingeva la volta della Cappella Sistina e parlava male di Raffaello, così preciso e pulito. Disse che solo i pittori mediocri dipingono ritratti. Così Raffaello, che era un maestro del ritratto, sentì una grande rabbia. Come doveva reagire? In quei giorni gli arrivò la notizia della morte del suo amico Pinturicchio. A Siena aveva preteso che spostassero un cassettone dalla stanza del monastero in cui era ospitato perché quel mobile aveva qualcosa di provocatorio. Poi si era scoperto che il cassone era pieno di monete d'oro che furono assegnate ai frati e così Pinturicchio era morto dalla rabbia. «Non devo finire così, devo vincere la rabbia», si disse Raffaello. All'ultimo momento aggiunse il ritratto di Michelangelo con le fattezze di Eraclito nell'affresco della scuola di Atene. La sua reazione fu un omaggio. Raffaello era attivo nell'amore, ma che per paura di soffrire manteneva una certa distanza. Nell'amicizia invece si lasciava andare, come si vede nell'autoritratto con un amico. Fece un ritratto di Baldassarre Castiglione e gli voleva così bene che il risultato fu di intensità soprannaturale. Il ritratto calmava i figli di Baldassarre quando lui non c'era. Mentre lavorava a Roma, dipinse un Cristo che porta la croce per il monastero di Santa Maria dello Spasimo a Palermo. La nave che lo portava fece naufragio e onda su onda il quadro andò alla deriva per giorni nel Mediterraneo, finché approdò a Genova, miracolosamente illeso. Una metafora della capacità di Raffaello di non farsi affondare. Divenne Papa Leone X. Raffaello continuò a lavorare tantissimo. A volte in realtà non faceva quasi niente perché gli
piaceva così. Però lavoravano per lui i suoi allievi, che erano infiniti. Aveva sempre attorno a sé almeno 50 persone. Alcuni di loro, come Giulio Romano, erano artisti di grande valore. Ancora non sapevano che momenti così belli non sono la norma, ma l'eccezione. Anni dopo, col pontificato di Adriano VI, che odiava l'arte e gli artisti, molti di loro sarebbero morti di fame. Ma negli anni di cui parliamo, Raffaello fece praticare delle aperture nei muri dei palazzi vaticani per metterci le botti col vino per gli amici e collaboratori. Voleva che stessero bene. Fece anche l'architetto e lavorò a una mappa delle antiche rovine romane. Non smise mai di andare dietro alle donne. Ma ce ne fu una che amò fino alla fine. Gli amici di Raffaello la chiamavano la Fornarina, soprannome che lui non amava, ma evitava di polemizzare. Nei due quadri che la raffigurano, la Fornarina e la Velata, la donna tiene una mano sul cuore, perché non era d'accordo sugli esercizi che faceva Raffaello per rallentarlo. Il cuore deve battere, diceva. Raffaello morì giovane per l'intensità e la frequenza delle sue pratiche amorose, in un eccesso di felicità.
L'anima di Michelangelo si affacciò dai regni celesti sul mondo terreno. Ascoltò la voce di Dio alle sue spalle. Fece cenno di aver capito. Amante, andò sempre verso il compimento della propria esistenza che, e questo è uno dei suoi miracoli, dà il senso anche a quella degli altri. Facciamolo dunque vivere dentro di noi. Scommetteva con la vita, cercava lo scontro. Può darsi che a volte fosse insopportabile. Spostò l'intero edificio dell'arte occidentale non una volta, ma molte, con una violenza terribile e benedetta, animata da un senso di giustizia che non ammetteva discussioni. Scelse di andare incontro a difficoltà sempre nuove, a costo di crearle.
nacque in Casentino, ma siccome aveva scelto l'inquietudine, andò subito da un'altra parte. La sua famiglia si trasferì a Settignano. Fu affidato alla moglie di uno scalpellino, una balia di poche parole. Le colline erano piene di scalpellini, quegli uomini magri che da secoli scalpellavano le cave di pietra serena per costruire i palazzi di Firenze. Avevano certe facce antiche, una sensibilità alla pietra quasi sovrannaturale. Sapevano che la roccia è viva e ha una personalità complessa. La loro arte aveva radici remote nel tempo e nello spazio, ma non era riconosciuta. Michelangelo bevve il latte con polvere di pietra e crebbe con loro. Erano spavaldi, ombrosi, difficili, ma lo accolsero svelandogli i loro segreti. Scommettevano su tutto. D'estate il battere degli scalpelli si univa al suono delle cicale e non avresti saputo dire quale era venuto prima nella storia del mondo. Gli scalpellini vivevano in bilico su un universo sempre uguale e percorrevano sempre gli stessi sentieri. Il ragazzino abbandonava continuamente il cammino comune. Certe cave erano una parete nella montagna, una specie di muro enorme, sfaccettato, scuro, un enigma. Michelangelo provò il desiderio di distruggerlo per vedere cosa c'era di là. Michelangelo parlava da solo e si rispondeva male. I suoi occhi si riempivano di scintille azzurre. Fu messo a bottega da Domenico Ghirlandaio. Gli dicevano: «Cos'hai da borbottare?» Brontolava contro se stesso, ma gli altri non lo capivano e questo complicava i rapporti. Dal ghirlandaio imparò molto, ma non ebbe mai voglia di confessarlo. Da vecchio parlava male dei suoi maestri o non ne parlava affatto. Fedele alla leggenda monolitica di artista solitario, si scontrava anche contro i propri ricordi, che non erano privi di generosità e dolcezze. A forza di borbottare, andò via dalla bottega del ghirlandaio e si ritrovò nel giardino di San Marco, un paradiso di statue antiche che Lorenzo il Magnifico aveva creato per incoraggiare gli scultori moderni che gli sembravano in ribasso. Un famoso episodio narra che Michelangelo, ragazzino, aveva scolpito la testa di un vecchio fauno. Il Magnifico passò e disse: «Bella, ma i vecchi non hanno tutti i denti!» Il Magnifico non faceva che passare e dire qualcosa a qualcuno con una certa aria di superiorità. Del resto se lo poteva permettere. Michelangelo reagì diversamente dagli altri. Lui era giovanissimo, ma la sua anima no. E la sua anima non aspettava altro che scontri di personalità. Preso da uno dei suoi tipici raptus di volontà creatrice,
distrusse, ruppe un dente alla statua. In realtà aveva raffigurato un vecchio scalpellino, l'imperatore degli scalpellini, che aveva i denti perfetti perché era capace di mangiare la pietra. Ma Michelangelo non aveva voglia di contrariare Lorenzo il Magnifico, che, affascinato dalla potenza della reazione più che dalla statua, lo accolse in casa sua facendogli frequentare le persone migliori di tutti i tempi. A Michelangelo piaceva essere brutto e sporco. «Mamma mia, ma cos'è quello?» disse qualcuno in casa Medici. Lo ripulirono. A forza di levare, venne fuori una persona, e a quel punto Poliziano, scrittore e umanista favoloso, lo avvicinò e gli suggerì di scolpire la battaglia dei centauri con i lapiti, che è una battaglia tra la parte bestiale e quella spirituale dell'anima. Il soggetto risvegliò l'interesse di Michelangelo. Poliziano lo studiò, capiva gli altri. «Non è vero che parli da solo», disse al ragazzo. Gli spiegò il mito di Er, narrato da Platone e confermato da Plotino. Ogni anima, prima di scendere sulla terra, sceglie la vita che vorrebbe vivere. Ma siccome quando uno nasce se ne scorda, gli viene assegnato un compagno, un daimon, che cerca di ricordargli la direzione giusta e gli bisbiglia frasi del libro del destino. «Tu litighi col daimon», gli spiegò Poliziano. Michelangelo non era mica convinto. Stava diventando religioso e quella spiegazione non gli pareva del tutto cristiana. Ma era una storia troppo bella. Divenne la sua. Lorenzo il Magnifico morì e Michelangelo si ritrovò senza fissa dimora.
tornò a vivere dal padre e si mise a dissezionare cadaveri. Venne una nevicata straordinaria e Piero de' Medici gli ordinò di realizzare una statua di neve. Michelangelo non si offese. Era un individuo imprevedibile. Per la prima volta, dopo molto tempo, giocò, trasportato dalla leggerezza. Modellò il pupazzo di neve più bello di tutti i tempi. Ma come si capisce dall'idea della statua di neve, Piero aveva un'idea limitata del futuro. Infatti, sotto il suo malgoverno, i Medici furono cacciati da Firenze. Michelangelo fuggì. Nella sua lunga vita fu coinvolto in enormi rivolgimenti politici e militari. Poche pagine non possono reggere il peso di una vita monumentale. La carta si romperebbe. Non possono neanche contenere tutti i capolavori. Si rischierebbe di affondare nella storia dell'arte. Qui basti dire che Michelangelo fuggì molte volte, titanicamente, ma scappava. Poi però tornava, perché questo gli suggeriva la voce interna con cui si scontrava giorno e notte. Infatti dormiva poco. Ora eccolo, solo, errante, disperato. La situazione ideale per ricominciare, disse la voce nella testa. Le schegge della sua vita volavano. Lui sorrise. Ci è piaciuto particolarmente la vita di Filippo Lippi e quasi quasi, se vi va, vi facciamo sentire la parte finale.
Lorenzo, vuoi venire sul palco con noi? No, guarda. Ho sbagliato sassofono, scusa. Nel 1456 Filippo Lippi si trasferì a Prato, un posto vicino a Firenze. Doveva affrescare il convento di Santa Margherita. Mentre era lì che lavorava, gli cascò l'occhio su una monaca giovanissima, Lucrezia Buti. A forza di insistere, ottenne dalle monache il permesso di farle il ritratto. Lei, in un momento di intimità, gli sussurrò che non aveva tutta questa voglia di fare la monaca. «Figurati io di fare il frate», rispose lui. Nel giorno in cui si portava in processione la cintola della Madonna, reliquia importantissima a Prato, approfittando della confusione, Filippo e Lucrezia scapparono insieme. Fu uno scandalo enorme per le monache. Il padre della ragazza non fu mai più allegro, ma Filippo era così innamorato delle qualità di Lucrezia che un anno dopo nacque il loro figlio, Filippino, destinato anche lui a diventare un grande pittore. Comunque Filippo non era solo sorprendentemente libidinoso. Conobbe i molti aspetti della passione e seppe fonderli in una sola figura che si sottrae alla voracità del tempo. Il volto dolcissimo e sognante di Lucrezia compare nella Salomè del Duomo di Prato e in molte immagini della Madonna dipinte da Filippo, per esempio la Madonna oggi agli Uffizi detta Lippina. E racconta tutta la storia a chi sappia ascoltarla con gli occhi. Il rapimento di una monaca avrebbe potuto costargli veramente caro. Erano tempi in cui non si scherzava. Ma anche stavolta fu perdonato dai più. Di sicuro da Cosimo dei Medici. Il Papa sciolse dai voti i due amanti che a quel punto avrebbero potuto sposarsi. Filippo disse: «Grazie, veramente grazie», ma non si sposò, aggiungendo che voleva disporre dei suoi appetiti come gli pareva. Nel Duomo di Prato dipinse affreschi che è impossibile guardare senza commuoversi. Contengono i sentimenti per sempre. Ebbe l'idea di fare le persone più grandi del normale. Sollecitò l'animo della gente a uscire da quella semplicità che più antica era vecchia. Con la luce del suo valore oscurò ciò che ci poteva essere di criticabile in lui. Fu amico delle persone allegre, seppe vivere. Aiutò molti artisti a fiorire, per esempio Sandro Botticelli. Dette tutto se stesso, sempre con straordinaria generosità, soprattutto nelle cose dell'amore. Infatti non smise mai di dilettarsi in queste faccende. Cosimo dei Medici lo mandò a dipingere a Spoleto insieme con Fra Diamante, pittore suo assistente e assai lippesco, che lo seguiva sempre. A Spoleto lavorò molto bene, ma non terminò gli affreschi, perché morì. Fu avvelenato, dicono, perché con questi suoi beati amori aveva esagerato. E questa è l'unica volta in cui non fu perdonato.